Allora, questo qui è il mio trucco, la maschera per carnevale. Dunque, io sono un amante dello stile Liberty anche a livello artistico, quindi amo il nero, l'oro, molti di voi già lo sapranno, e gli arabeschi. Ho fatto molti trucchi in questo stile e quindi ho deciso di fare anche questo qui per la maschera di carnevale. Voi tutti vi starete domandando: ma dove vai di bello presa così? Beh, io non vado da nessuna parte perché devo preparare gli esami, quindi sto in casa. Faccio prendere paura ai miei e rido. Mettiamola così. Comunque, ho anche le unghie in abbinato che le ho fatte con un colore scuro di Kiko, che è un viola molto scuro, e la French con l'oro di Kiko. Questo è il mio trucco. Spero vi piaccia e arrivederci. Ovviamente il mio alter ego mascherato non ha detto niente a riguardo, ma in questo video ho preferito registrare la voce successivamente. Qui ho fatto l'ok, nel senso che mi sono passata un po' di colla stick, quella proprio la Prit che vi dicono di prendere alle elementari, per incollare praticamente le sopracciglia per far sì che poi non rovinino la maschera uscendo peletti. Qui sto facendo un casino, sto rovesciando la casa, vabbè, e tralasciamo. Dunque, qui prendo una matita bianca matte molto appuntita e vado a disegnare, diciamo, la traccia della maschera che vorrò realizzare. Allora, le mie iscritte saranno già edotte. Oh, mamma mia, saranno già edotte. Che faccia faccio? Per quanto riguarda la mia instabilità mentale, come potete denotare, non so che cavolo stavo meditando. Vabbè. Fate questa traccia di maschera che vi servirà. Mamma mia, quando capirò che non sono brava a fare i video con la voce perché muoio troppo a vedermi in video. Vabbè, con la voce registrata successivamente. Allora, vi avviso, farò questa traccia anomala, ma io, come sempre nella mia vita, poi stravolgo tutto, cioè mi faccio gli schemi e poi faccio quello che mi pare, cioè gente un po' instabile. Quindi adesso farò una traccia, ma poi non sarà neanche quella. Vabbè, una roba anomala è fuoriuscita, però poi modificherò un po' il tutto. Qui mi faccio gli zoom da sola, cioè, rendiamoci conto. Vabbè, ecco la grandissima opera d'arte. Vado a prendere un eyeliner in gel color oro bronzo, questo qui è di Fräulein, e praticamente ho pensato di utilizzare un eyeliner in gel A perché non ho i colori della Kryolan. O meglio, li vendono in centro Padova, ma non ho voglia di prendere il tram. Ultimamente con questo freddo sono in letargo a casa mia. E l'eyeliner. Stavo dicendo, qua mi faccio gli yeah da sola. Stavo dicendo che gli eyeliner, come ben sapete, ci vuole un po' perché si asciughino, come avete potuto notare dal gesto. Molto paziente. Quindi io aspetto che si asciughi un po' e poi vado a dare una seconda mano così che il colore risulti proprio bello bronzato, una pastura intensa. Mamma mia, che orrore questo video parlato. Nel frattempo, matita nera, vado a passarla sopra le mie sopracciglia preventivamente collate fra loro così che rimangano lì dove voglio che rimangano. Quindi vado giù di nero. Basta, non c'è altro da dire. Qui congiungo le due sopracciglia creando un monociglio estremamente sexy che poi andrò successivamente a sfumare. Qua sono sparite. Ok, qui sto sfumando, come potete vedere sono una donna di parola. Eyeliner nero, questo qui è quello di Maybelline. Lo prendo con un pennellino da precisione, che poi sarò tutto fuorché precisa. Non avete idea del casino che ho fatto con sta maschera. Hello, Erika. Bene. Inizio praticamente a fare le bordature, vi risparmio l'epopea. Allora, qui saltavo dei pezzi, sono andata a fare chiariscuri anche sul naso con un ombretto nero opaco. Poi ho bordato la parte sopra, come potete vedere, sfumato all'ingiù. E questo è il tutto. Adesso vado a fare le bordature anche nella parte inferiore, sulla parte inferiore. Qui
Qui praticamente vado a sfumare anche le bordature inferiori con un pennellino da sfumatura, faccio dei piccoli cerchi e sfumo verso l'interno, come potete vedere. Non ci vuole né un genio né un artista né niente. Molto bene, qui vado a fare i miei arabeschi con un pennellino da precisione. Qui ho un po' il morbo d'Alzheimer. No, morbo di Parkinson è quello con il per il quale si trema. Ok, qui inizio a dare di matto e inizio a fare arabeschi a destra e a manca. Ok, qui con il pennellino da precisione, l'eyeliner nero sempre, inizio a fare la forma, diciamo la bordatura dell'occhio, che sarebbe il buco della maschera, i due buchi della maschera veneziana per gli occhi, quindi quella forma molto particolare. Vi consiglio per l'appunto di fare il bordo prima, poi di riempirlo, perché se ci sono dei problemi con il bordo, poi con lo riempimento, diciamo, andiamo a aggiustare un po' il tutto. Ok, dopo aver fatto ciò, vado a prendere un eyeliner in gel glitterato color oro, questo qui è di Essence, e vado a spargerlo dove mi pare piace. Io lo spargo sulle bordature, praticamente il contorno della maschera, sugli arabeschi e un po' sul naso. Poi vedrete. Mascara nero.